Tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video, un video su nail art e sulle mie unghie naturali. Finalmente ce l'ho fatta, ho levato la ricostruzione, ce l'ho fatta a farmi crescere le mie unghiette. Finalmente sono contenta, anche se non è tanto lunga, però comunque ok. Sono felicissima, così posso ricominciare a fare i video dei nail art. Poi dopo, ecco, penso adesso uso un po' di smalti, poi mi faccio una copertura, ma non lo so. Perché tanto ogni volta mi fa smalti, ogni volta copertura, ricostruzione, smalti, eccetera, eccetera. Però credo che userò i smalti per adesso. Comunque adesso vediamo. Almeno posso farvi i video di nail art che ho visto che sono molto seguiti sulle unghie naturali. Allora, ed è già la base l'ho messa ieri sera quando ho levato la ricostruzione. E ho usato questa base qui. E questa è della Dolomia, non so come si pronuncia, che è base rinforzante, l'ho comprata in farmacia, mi hanno detto che è buona, io ancora non l'ho provata, è la prima volta che la provo, quindi vedremo più là. Dicono che non te fa sfalda l'unghia, non te le fa spezzare, non te le fa rompere, eccetera, eccetera, solite cose, e sperando che fa il suo dovere. Adesso vediamo un po', io l'ho messa, poi insomma vediamo. E allora andiamo a fare una nail art proprio semplice, proprio una cavolata, non dovete andare a disegnare niente. Comunque allora vi faccio vedere i colori che andremo a utilizzare. Andremo a utilizzare soltanto il nero. Io adesso utilizzerò questo qui della Kiko, questo qui nero, per chi è interessato, questo è il numero 275, 275. Poi come base, sì, come base, come top finale andremo a utilizzare questo qui della Sien, che questo è gel top coat, quindi fa l'effetto gel. Questo non ce l'ha il numero, oh, sì? No, questo. E questi sono i soli due smaltini che andremo a utilizzare. Poi andremo a utilizzare, quindi vi faccio vedere le cose che ci servono. Queste microperle qua, adesso ve le apro e vi faccio vedere. Eccole queste, che questo era un omaggio di Pooh, di Passione Unghie, che è tra il viola, il verde, il giallo, celestino, perché in teoria servirebbero delle microperle nere. Ce l'ho tutte tranne che nere. Avevo deciso di mettere, se no, queste pagliottuzze qua. Però alla fine dico, vabbè, dico, visto che la nail art con le microperle le metto, se no anche non le do però mai, quindi ho fatto un casino già qui che si è presa cosa tutto, vabbè. Poi andremo a utilizzare questi brillantini qua, questi quelli più piccolini, su tutte le unghie, tranne l'anulare, dove entra l'anulare andremo a mettere le microperle e ovviamente un dotter per prendere questi qua, i brillantini. Niente, direi di cominciare subito, vi lascio questa nail art e noi ci vediamo a fine video come sempre. Eccomi qua ragazzi, allora questa qui è la nail art finita, scusate per il nero che infatti l'ho applicato male perché si applica malissimo col fatto che mi sta finendo, infatti non va liscio bene come altri smalti, infatti lo devo buttare perché mi sta finendo, infatti vedete qua mi è venuto un po' da schifo, però non è proprio pulito, però vabbè, pazienza. Comunque la nail art è questa qui, peccato che non si vedono tanti colori, che pare nero, invece c'ha
cioè i riflessi, insomma, queste microperle di tutti i colori, però non risalta tanto, pare che sono nere comunque. E niente, questa qui è la nail art che propongo oggi. La prima nail art sulle mie unghie naturali dopo tanto tempo. Alleluia, finalmente ce l'ho fatta. Comunque fatemi sapere se questa tipo di nail art vi sia piaciuta. Se è stato così, mettete il pollice in su. Sotto al video, mi raccomando, commentate e fatemi sapere se comunque vi piace o meno. E noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!